Ben ragazzi, quindi benvenuti in questo nuovo video. Siamo qua in questo video per andare a parlare di due ufficialità, questo di due ufficialità in uno, perché comunque non sono colpi o cessioni assurde, però comunque è importante parlare comunque di entrambe. E infatti si parla comunque di Cosenza e di Reggina in questo video, di Falcone e di Rivas. Partiamo da Rivas, perché ufficiale non sarà un calciatore della Reggina, o almeno ad oggi non lo è, perché la Reggina aveva comunque il diritto di riscatto a 1,5 milioni, e se non mi sbaglio c'era anche il controriscatto da parte dell'Inter, quindi era arrivato quest'anno in prestito con diritto di riscatto a 1,5 milioni, cosa che però la Reggina non ha comunque riscattato, non ha utilizzato quindi questa opzione. Però fatto sta che secondo me c'era anche il controriscatto, se non mi ricordo male dovrebbe esserci anche il controriscatto, ma a parte questo tutto sommato la Reggina quindi ha deciso di non puntare su di lui proprio per le cifre comunque importanti, perché 1,5 milioni di euro sono cifre importanti. Certo, magari si poteva proprio pensare in questo senso dal controriscatto, però alla fine comunque ci può stare. Dispiace perché comunque Rivas è giovane, è un 98, tutto sommato ha fatto 2 stagioni a buoni livelli. Adesso vedremo dove andrà, comunque tornerà all'Inter. Si può parlare comunque ancora, nel senso non è che è finita tutta la trattativa, non è che si sono incrinati i rapporti per sempre, si può ancora parlare. Sicuramente abbiamo parlato di come nel corso del tempo ti avevi detto che ci sono comunque degli interessamenti e degli apprezzamenti in Serie A per lui, quindi difficilmente comunque tornerà a Reggio, però se dovesse comunque nessuno volerlo in Serie A e quindi rimanere in B, la Reggina potrebbe richiederlo ancora in prestito. Non è che è finita definitivamente non la carriera, ma comunque il rapporto tra Rivas e la Reggina. Vedremo un po' comunque in futuro se ne potrà tranquillamente riparlare, bisogna solamente aspettare. In questo momento, tra l'altro poi tra qualche giorno uscirà anche il mercato che farei, ma tra qualche settimana forse, ma in realtà neanche tanto, però è un giocatore comunque che se mi prendi per esempio un Ricci ci potrebbe stare, certo che però comunque poi ovviamente va sostituito al meglio con un giocatore di quelle caratteristiche lì, ovviamente poi bisogna comunque vedere, ripeto, potrebbe essere tranquillamente ripreso in futuro, quindi non è che se ne va via per sempre, però vediamo un po'. Di certo comunque 1,5 milioni è una cifra importante da spendere per un solo giocatore, ecco, questo sicuramente. Quindi anch'io sono d'accordo nel non riscatto, al massimo lo riprendi in prestito, però spendere 1,5 milioni per Rivas forse, cioè, è un investimento in prospettiva, però forse diciamo che è un pochino tanto. Per il resto comunque parliamo anche di Falcone. Falcone che è ufficiale il suo ritorno alla Sampdoria. Infatti il portiere classe 95, ormai ex Cosenza, era stato riscattato alla Cosenza perché era arrivato in prestito con diritto di riscatto e controriscatto. Il riscatto 200.000 euro, il controriscatto 700.000 euro, e quindi praticamente il Cosenza fa 500.000 euro perché ne spende 200 e la Samp a sua volta ne spende 700 per riprenderselo, e quindi al Cosenza nelle casse entrano 500.000 euro. E è sicuramente giusto, Falcone ha fatto una stagione spettacolare, ripeto, per me è il migliore portiere della Serie B, per costanza di rendimento, per rigori parati, per numero di errori fatti veramente bassissimo, se non, cioè veramente fatti molti, molto pochi, quindi miglior portiere secondo me della categoria. E merita assolutamente di giocare titolare, non come Paleari o come Vicario, che negli scorsi anni sono stati tipo i migliori portieri della categoria. A Paleari ha fatto benissimo a Citella, adesso fa il secondo in Serie A. Vicario ha fatto benissimo a Venezia, Perugia, e adesso fa il secondo in Serie A. No, devono giocare titolari questi portieri. Hanno fatto delle grandi stagioni in B, devono giocare titolari, perché come secondi si perdono e basta. Quindi Falcone deve andare in una piazza che lo faccia giocare titolare. Questo è fondamentale per lui, ma anche per la squadra che lo avrà, perché io sono sicuro che Falcone farà molto bene anche in Serie A. Alla Samp probabilmente se ne andrà via Audero, magari potrà andare alla Juventus al posto di un Szczęsny che non sta convincendo, vedremo un po'. Però sinceramente, fossi nella Sampdoria o in qualsiasi altra squadra, magari di B, magari per esempio a un Empoli, no? Un Empoli che ha bisogno di un portiere, si parla di Sepe, Brignole andrà via. Magari prendi Falcone se la Samp non lo vuole giocare, cioè se la Samp decide di non farlo giocare titolare perché magari vuole tenere Audero, un Empoli per esempio lo va a prendere per farlo giocare titolare, o anche per esempio, che ne so, ripeto, l'Empoli ho preso come caso perché Brignoli comunque se ne andrà e ha bisogno di un portiere, però comunque proprio per farvi capire il tipo di
il tipo di situazione, cioè Falcone è un giocatore che deve giocare per mettersi in mostra e per dimostrare che effettivamente è un ottimo portiere. Poi ovviamente il livello in Serie A si alza e questo non lo metto in dubbio, però ovviamente se non si fa mai giocare o se si fa giocare 5 partite l'anno, come si fa a valutare un giocatore che ha fatto comunque una grande stagione l'anno passato? Quindi il discorso è semplicemente quello e ripeto comunque merita di giocare a mani bassissime in Serie A e ripeto avendolo visto un anno comunque si può, deve giocare in Serie A, deve giocare in Serie A. Quindi questo è, ovviamente non tornerà a Cosenza, ci mancherebbe altro e vedremo un po' poi Cosenza cosa fare in futuro. Ma a parte questo, a questo punto mi fermo, ci vediamo quindi con un prossimo video. Ciao ragazzi!